Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Guardian Tales. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati e continuiamo con la nostra avventura nella quarta zona del mondo 11. E direi di iniziare subito perché non sto più nella pelle di continuare per l'appunto questa avventura e continuare la nostra storia. Partiamo dunque immediatamente. Scusate, dove ci siamo accorto di energia magitonica nel serbatoio. Squall e principessina, se non vi sbrigate. Ah, è il combattimento all'esterno. Giusto, giusto, mi ero dimenticato del combattimento all'esterno. Che succede? Ma cosa? C'è qualche problema? Che cos'è quello? Cos'è quello? Quello cosa? Che figata è! Heavenwood! Terzo piano, signori! E quando ne abbiamo salite le scale? Non ricordo di aver salito delle scale, ma ci stanno dei portali? Ecco, tornate indietro a recuperare queste due monete, se no non le recupererete mai! Qua ci sta un botto di roba da prendere, quindi immagino che questa stage sia un attimino più lungo degli altri. E mi sa che non dobbiamo neanche farci scoprire. E la situazione è ideale. Posso comandare? Puoi lanciarmi laggiù? No, non ti posso lanciare. Torna qua e che cos'è? Sparisci. Che figata che possiamo utilizzare la testa. Ora sì che ti lancio. Alzatevi tesorini. Ma bellissimo! Quelli sono i miei adorati cloni. I cloni si autodistruggeranno non appena sono abbastanza vicina da poterci parlare. Corrono nella direzione in cui guardano e poi esplodono con un boato. Interessante. Ce ne sono tantissimi di scorta. Puoi usarne quanti ne vuoi. Vedi? Te l'avevo detto che sarei stata la tua farfallina. Ma in che senso farfallina? Mi scusi. Torni qua prima che mi esplodano in faccia sti cosi. Cioè nel senso, se io adesso li lancio. Ah, basta così? Ok, quindi vanno dritto per dritto, vabbè. Buona a sapersi. Qua devo combattere, mi sa. Sti cazzi? Non credo che sia un problema. Oddio, un po' di danno ce lo stanno a fare, eh? Forse è meglio farsi fuori sti cosi qua che caricano roba. Ecco, sto raggio fottutamente devastante. C'è morta la cavaliera. No, c'è morta la principessa. E questa cosa non va bene. C'è morta la principessa. Ma nel caso possiamo resuscitarci quante volte vogliamo. O magari mi dà qualcosa per recuperare PV. Quella come diavolo la prendo? Da questo lato mi sa che non posso fare un granché, quindi devo fare comunque il giro. Guarda, vai! Non so dove vai, ma vai. Ok, devo farlo. Devo essere più veloce! Ah, potevo lanciare adesso. Ci sta. Teletrasporto obbligatorio, sì. Che mi ha portato da quest'altro lato. Io da quest'altro lato non sto. Posso recuperare monete. Posso rompere questo. Posso spostare questi così da avere eventualmente una scorciatoia. Gli sposto entrambi che non si sa mai c'è qualcosa nascosta dietro. Cubettino. E altre monete. Altre monete. Maledizione, un teletrasporto obbligatorio. Però io avevo visto dell'altro. Ah vabbè, mi ha riportato su. Quindi tutto sommato ok, qua c'è un passaggio che mi conduce in questa zona con altre monete. Qua non sembra che ci sia nulla, possiamo salire.
Qua che dovrei fare? Perché dovrei tipo attivare questo, però aspetta un attimo. Ti serve una chiave grande. E qua ci troviamo in questa zona. Quindi, se io faccio così, non va bene. Non va bene perché solo posso. Ah, ok, vabbè, ditelo prima che posso girarli. Scusa, ma tu non mi hai detto che io potevo girare le tue teste. E che cos'è? Mi ha droppato una chiave piccola. Ok. Comunque è un passaggio segreto, tra virgolette, perché comunque devi farlo in maniera alquanto obbligatoria. La chiave piccola mi serve dove? Perché qua mi serve la chiave grande. Mi serve qua? Sì, ok. Io non credo che tornando indietro di poter utilizzare questi da qualche altra parte. Poi vediamo. Comunque, altro combattimento e siamo morti malissimo. Siamo morti malissimo e quelli c'hanno lo scudo per gli attacchi a distanza. E ho solamente Gabri adesso che mi attacca dalla distanza. E questo potrebbe essere un problema? Potrebbe essere un problema, non lo so onestamente. Vabbè, oddio, Gabri sembra che riesca. Ok. Però se mi fate resuscitare da qualche parte, me ne sarei davvero grato. Qua andiamo in. È un labirinto. Sto piano è un labirinto. Cubettino. Cubettino, dai. Monetine. Tipi nascosti qua dietro. Scusate. Ma che? Vada testa! No? Direi che devo fare qualcosa? Secondo me sì, se no che stiamo a fare? Vabbè, poi vediamo. Salve? Che state a combinare qua dentro? Una macchina che ricorda i bei vecchi tempi. L'avevamo abbandonato mentre scappavamo dagli invasori. Scusa, Mark 13, ti abbiamo lasciato. A danni mancano i bei vecchi tempi. Dunque, la riutilizzate? Non sarebbe male riutilizzare pure quel robottone, secondo me potrebbe tornare utile. Ehi, hai sentito? Non so se ha sentito, ma. Cosa? Un'altra delle tue bufale? No, quello che è successo veramente. Questo che è successo veramente. Lo sapevi che negli ultimi anni sono scomparsi dei soldati? È stato il fantasma di Emmemould. E nel frattempo un tipo li ammazza male. Balle! Te lo assicuro, Emmemould ci sono i fantasmi. O magari un assassino. Neanche un poppante ci crederebbe. Cos'è Assassin's Creed? Se vuoi davvero fare paura a qualcuno, allora devi. Victor? Ehi, Victor, dove sei? Morto male anche lui. Ok. Assassin's Creed Incoming? Morti male? Vabbè, ci sta, ci sta. Prendiamo anche questi. Continuiamo a scendere. Qua abbiamo la chiave piccola. Ok. Che però non so dove devo utilizzare. Però continuiamo a scendere perché c'è dell'altro da recuperare qua. Altro cubettino, altre monete e il teletrasporto che mi riporta immagino su. Ok. Qua non si può andare, quindi mi tocca ritornare qua. Salire da questa parte. Ma voi che. Niente, eh. Qua ci stanno solamente delle rocce.
Boh, magari sono solamente un'esca per le allodole, quei tipi mi vogliono semplicemente far perdere tempo, ma non saprei, eh. Lei? Lei esplode male. Vabbè, testa! Vada, testa? Mi attivi i passaggi. Testa, che cazzo. Oh, bravissima testa. Venga qua, testa. Poi, qua recuperiamo questi. Recuperiamo il cubettino. Questo. Scusa, eh. Io non capisco questa perché è girata di qua. Aspetta, c'è qualcosa. Arriverà il giorno in cui leggerà questo messaggio? Spero che la principessina e gli altri stiano bene. Mi dispiace, ma non l'ho skippato! Non posso mantenere la mia promessa. Le mie ferite sono troppo profonde. Come guardiana ho accettato la mia morte. Ho paura. Molta paura. Ho paura di finire sola e dimenticata. Mi arrabbiavo sempre con te. Ma voglio che tu sappia che ti ho sempre amato. Spero che questo messaggio ti arrivi. Il mio dolce pelosone. Ok, io vorrei pro. No, aspetta un attimo. Facciamo una cosa. Potevo fare saltare forse quello, però. Testa, si rimetta e niente. Cioè, se ci sta quello, a qualcosa serviranno? Testa? Ok. Devo farlo scendere, sto coso? Così questa mi esplode male. Se la giro da qua. Si può girare? La posso spostare. La posso spostare? E a che pro, scusate? Devo fare qualcosa? Magari piazzare questo qua per avere il passaggio libero e portarmela da qualche parte? Aspetta, mi è venuta un'idea. Mi è venuta un'idea quanto folle, però credo sia unica. Penso di poter far esplodere eventualmente le rocce. Però allo stesso tempo potrei colpire quei tipi, quelli che si nascondono dietro la statua. Mo' vediamo. Vado là e vediamo il da farsi. Ok, eccoci. Forse però devo farla scendere ancora di uno? No, è troppo secondo me. Proviamo qua. È che ci vuole un casino di tempo per portarle. Quindi se sbaglio il da farsi, beh, dovrò rifare tutto. Vai. Ecco. Non è successo nulla. Fare saltare in aria ste rocce credo sia inutile. Ma io che dovrei fare? Perché. Scusate, se io questa la posso spostare, qualcosa servirà, no? A meno che. A meno che non debba fare così. Dove sta? Dove me l'ha portata? Ma è sparita? Ah, è rimasta qua. Niente, ok, così non devo fare. Quindi la devo portare là per forza. Proviamo quello più in basso. Ora io probabilmente devo semplicemente con lei rompere ste rocce, queste tre rocce, magari ci sarà qualche monetina nascosta. E quindi quello che sto a fare qua sotto è completamente inutile. Sicuramente è inutile, anche perché più avanti comunque non c'è niente. No? C'è anche da questo lato, c'è roba, non c'è niente. Quindi l'unica cosa che mi viene in mente è quella di farla correre in questa direzione. Li ha colpiti, però non è successo niente. Quindi rompiamo le rocce. Ok, rompiamo le rocce, vediamo se ci sta qualcosa là. Se no non so che utilizzo abbia sta cosa. Se ti metto qua, riesci a colpirne almeno due? Oppure magari ti metto qua?
e riesce a colpire l'angolo, tipo 3, sarebbe una figata. Non ci sta niente. Abbiamo rotte 3, ma non ci sta niente. Proviamo a rompere anche ste due. Vai, dritta per dritta, esplodi. Teletrasporto, signori. Teletrasporto. E allora serviva questo. Ci porta in una stanza con due monete e... boh, mostri, mostri da affrontare. Ok. Moriremo male. Stavolta moriremo fottutamente male, ne sono sicurissimo. Sono sicurissimo che moriremo male. Estremamente male moriremo, già lo so. Via, 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 via. Attenzione. Ok, ok. Sono quasi morto. Quasi morto male. Dai che facciamo fuori almeno questo. Ok. Quello è andato. Ok, ok. È nettamente più semplice fare fuori gli stage questi dai passaggi. I passaggi sono improponibili. Sì, siamo mezzi morti, ma... ripeto, non è come fare i passaggi quelli davvero. Non si possono fare. Facciamo esplodere la roccia. Questa magari dovrebbe correre dall'altro lato. Là c'è addirittura un qualcosa. Girati. Ti puoi girare? Mm. E allora tu magari devi correre di qua. Aia! No! E dai, mi sto ammazzando male. Testa, la smetta di... ma che? Vai ora, corri, dove vai? Vai dritta per dritta. Attivi quello. E poi muori male. Ok, attivando. Ah, ok. Vabbè, ho capito a che serve. Ho capito a che serve. Vada! Corra più non posso! E noi aspettiamo qua che lei attivi il passaggio. A posto. Gentilissima, gentilissima. Sta roccia qua credo sia inutile. Non penso di poterla far esplodere in qualche modo. Dunque proseguiamo di qua. E? Non posso andare da nessuna parte? Scusate, io ho fatto esplodere sto muro per nulla? Così sembra. Ok. Zona chiusa, vicolo cieco e non si può fare nulla. Apriamo questa zona allora. E datemi un qualcosa per ripristinare il PV perché sto messo un tantino male. Che è sta cosa a terra? Batteria misteriosa. Potrebbe esserci qualche robot che ha bisogno di una ricarica. Ok. E mo? Devo andarmene? Credo di sì. Credo di aver preso tutto quello che c'era disponibile in questa zona. Ma c'è comunque ancora una roccia da distruggere. Che fai, lasciala? Eh no, andiamo a distruggere anche quell'altra roccia. Che magari nasconde qualcosa. Comunque, stavo pensando che forse ho in mente a chi dare la batteria. Adesso vediamo, eh. Intanto proviamo a rompere la roccia, vediamo se ci sta qualcosa dietro. Assolutamente nulla, nessuna monetina nascosta. Magari... la batteria serve a loro. No? Vedi? Usa la batteria. Ah, ma gliela lanciamo così? Ok. Ma... il circuito principale funziona ancora! Se aggiustiamo l'altro circuito qui! Funziona! Funziona! Mark 13! Danny contento, signori! Hai usato la tua batteria per noi? Grazie. Wow, signori, sono cambiati tantissimo. Ora sembra solo rottame, ma per noi ha molto valore. Mi fa piacere aiutarvi. Che audacia. Ha già dimenticato quante volte hai distrutto questo affare. Ehi, tu, ti sono molto grato. Lo sai che ti ringrazio molto raramente?
già ha un caratteraccio. Lo sai che ringrazio molto raramente qualcosa del genere. Vabbè, è vero, ho qualche problema comportamentale. Ha qualche problema comportamentale. Comunque, non so leggere. Se la aggiustiamo, possiamo usarla di nuovo. Vedrai, prima o poi ci tornerà utile. Ma io loro tre come eroi li voglio, signori. Trio Panda pazzo se ne ricorderà. Cos'è alla The Walking Dead? Ok, l'importante è che se ne ricordano, adesso si sono messi a ripararlo e... spero ci aiutino in qualche modo. Mo? Dove si va? Ma voi che diavolo state a fare qua dietro? Guardate che vi vedo! Non è che sono stupido! Vada a testa! Niente, la testa non va. Qua non possiamo fare nient'altro. Credo di dover andare da questa parte e andare di qua. Ma qua mi serve una chiave grande. Dove la piglio una chiave grande? Mi sono perso, non so dove devo andare. Di qua ci siamo stati? No, ok, ancora questa zona non l'avevamo vista. Quindi bisogna proseguire da questa parte. Utilizziamo la nostra ultima chiave piccola, continuiamo su e ci sta un ulteriore teletrasporto che ci porta qua, dove c'è la chiave grande, ci sta. Qua non possiamo fare nulla, quindi utilizziamo quest'altro teletrasporto che ci porta qua, inseriamo la chiave grande. Ed è fatta, signori. Possiamo procedere, in un modo o nell'altro ci siamo riusciti, siamo andati avanti. Ci mancano ancora 16 monetine e un cubettino. Ora da qua potremmo tornare indietro, ma noi non dobbiamo tornare indietro, ma dobbiamo andare a recuperare altro. Due monetine là, due monetine qua e qua. Ok, qua mi porta in questa zona, la mi porta là. Ok, quindi qua per il momento credo che abbiamo preso tutto, non sembra che manchi nulla a parte quei tipi là, quindi spero di... aspetta, io ho paura di tutti sti raggi cosmici che mi fanno addosso, perché questi sono quelli dei passaggi, cioè nel senso... ecco, morto. Numero di resurrezioni 1, quindi stiamo rischiando, signori, se moriamo di nuovo siamo fritti. Ammazza male sto stronzo. Però comunque già siamo a metà stage, adesso abbiamo di nuovo tutti quanti in vita. Curiamoci, cerchiamo di non morire male. E via, no? Naturalmente questo fatto con dei personaggi forti è tutta un'altra storia. Se mi mettevo la principessa futuro come leader, che potevo curarmi e utilizzare lo scudo, sarebbe stato tutto molto più easy, ma non mi va. Qua possiamo farlo esplodere. Sì. Ok. Probabilmente con lei. Credo che sia la cosa migliore da fare. E penso che qua va bene. No, un po' prima. E magari mi avvicino un attimino per vedere dove sta mirata. Qua ti va bene? No. Quindi non basta. Ah, doppio, ok, scusate. E non avevo capito che ce ne stavano due. Io giustamente avevo controllato solamente quella zona e mica avevo controllato questa. Quindi, questo qua. No, ancora un pochettino più avanti. E l'altra accanto. Ora, non credo di doverle avvicinare. Non penso, eh. Penso che basti anche così. Ok. Si procede di qua, altre monetine. L'ultimo piano è vicino. Sì, ma io c'ho ancora roba da raccattare. Riposiamoci qui per un po'. Sì, ma c'ho ancora roba da raccattare. Non mi rifare lo stage in questo modo, ti prego. Mi tornano in mente i vecchi tempi, quando noi tre giocavamo a nascondino nella foresta. Sconfiggere la maga oscura cosa implicherebbe? Sembra che la nostra principessina
perspicace, abbia già capito tutto. Non è così difficile da comprendere, no? Questo mondo è il risultato della tua assenza negli ultimi 10 anni. La maga oscura conosce la magia per viaggiare nel tempo. Se riuscissi a sconfiggerla, come si farebbe a viaggiare nel tempo? Torneresti nel passato? Cosa ne sarebbe di questo mondo senza la causa della sua esistenza? Si ritornerebbe al mondo originale, a questa tragedia finirebbe. Questo mondo proseguirebbe su una linea temporale alternativa. Non tornerò nel passato. Credo che siano due cose diverse, immagino. Credo che risponderei così io. È possibile. Tu torni nel passato pieno di speranza. E noi continuiamo la nostra battaglia infinita contro gli invasori. Wow, un finale perfetto. Basta. Le tue parole sono solo supposizioni. Adesso è impossibile sapere qual è la verità. Dobbiamo fare ciò che è meglio in questo momento. Che sarebbe sconfiggere la maga oscura? Ne sei convinta? Che sarebbe sconfiggere la maga oscura? Ne sei convinta? Qualsiasi sia il risultato, qualsiasi cosa decida questa faccia da idiota, questo non dipende da ciò che voglio io. Stai bluffando. Lorelain, ti ho fatto soffrire mostrandoti la mia debolezza. Mi dispiace. Forse è tardi per dirtelo, ma i tuoi peperoni non erano così male. Non è giusto! Li cucinavo per farti un dispetto! Adesso mi fai sentire in colpa! Signori, si è fatto giorno! Ci alziamo? Stavo a dire, si è fatta una certa, Lorelain? Ci siamo persi la testa, signori! Ho 4 monete da raccattare, un cubetto e tanti mostri! Tanti mostri! Troppi mostri! E non c'ho più la testa che mi aiuti! Dai, è così! Fammo fuori questo, questo mette il veleno, sto coso qua verde, maledizione! Questo potrebbe essere un problema! Questo potrebbe essere un problema! No, io qua ci devo arrivare con la resurrezione, ragazzi! No, non mi devi, devo rifare tutto! Mi prego! Devo rifarmi tutto lo stage! Devo rifarmi tutto lo stage! No, dai, su via, non si fa così! Ok, calma! Cerchiamo di non morire male prima, arriviamo qua con la resurrezione! Distruggiamo il mondo e più, magari, ok? Ok. Ok. Allora, ragazzi, visto che ho dovuto rifare tutto, vabbè, solamente 2 stage con i mostri in realtà, non propriamente tutto, ci ritroviamo in questa situazione nuovamente. Potremmo scegliere un'altra opzione. Tipo, si tornerebbe al mondo originale e questa tragedia finirebbe? Non tornerò nel passato? Proviamo a scegliere questa opzione. Non torniamo nel passato, signori. Questa è un'altra possibilità. Ma che mi dici della principessina che ti aspettava 10 anni fa? Basta! Le tue parole sono solo supposizioni. Vabbè, adesso è tutto uguale a prima. Non so se questa scelta influisce in qualche modo con quello che faremo. Non credo, però... si sa mai. Comunque, sono arrivato in questa zona praticamente con tutti i personaggi disponibili e con la resurrezione disponibile, quindi penso e spero di riuscire a superare quella zona maledettissima, questo punto qua davanti,
che c'ha i cristalli quelli verdi che metto nel veleno e maledizione, sono tostissimi. Questi vanno fatti fuori immediatamente. Subiamo un botto di danni. Fammene fuori qualcuno, curami magari. Dai, morto uno. Adesso anche se ci ammazzano, nel caso utilizziamo la resurrezione e via. Importante riuscirlo a fare fuori sta cosa. Ok, l'abbiamo distrutto. Numero di resurrezioni disponibile 1. Resuscita, dai, è così. E mo facciamo fuori gli altri. Non dovrebbe essere più un grosso problema, sperando che mi rimanga comunque in vita qualcuno, visto che quelli là hanno lo scudo per gli attacchi da distanza e questi non muoiono mai. Guarda quanti cazzo di PV c'hanno, sti stronzi. Senti, potresti morire almeno tu, per favore. Sta laggando male, lagga male, perché lagga così male? Lagga male forse quando c'ho uno scudo di batteria? Spero di riuscire a continuare, ma non dovrei avere poca batteria, non ho utilizzato moltissimo il dispositivo oggi, no? Boh, ok. Testa, dove va? No, no, vedi, noi qua finiamo, ma a me mi restano da recuperare 4 monete, eh? Un cubettino. Vabbè, lo recupero dopo perché qua comunque non c'è niente in questa zona. Onestamente non posso parte neanche tornare indietro. Non vorrei rifare nuovamente questo scontro e resuscitarmi e quant'altro. Adesso vediamo anche dove stanno queste altre monete e sto cubettino. Per il momento usciamo, signori. Completiamo anche quest'altro stage. Ok, abbiamo ottenuto 50 gemme, ma adesso ne andiamo a prendere altre 100 e abbiamo sbloccato un passaggio. Oh mamma, oh mamma, ti prego, i passaggi no, ne ho abbastanza dei passaggi. Comunque, ritorniamo qua dentro e cerchiamo di recuperare eventualmente ste monete e il cubettino che non ho idea di dove stanno, ma proprio zero. Quindi adesso mi metto a cercare un pochettino in giro e vedo di trovare qualcosina. Non ci stanno più. Quei tipi che erano qua non ci sono più, signori. Per quale motivo? Vedete, non ci sta più nessuno qua. Prima c'erano quei tre che uscivano. Tre, due in realtà. Adesso non ci sono più. Sembra strano, no? E non c'è più neanche il robottone. E però io dove dovrei andare? Non so che fare, onestamente. Cioè, io non so dove raccattare il cubettino e le monete viola. Aspettate, aspettate, mi è venuta un'idea. Possiamo fare così e possiamo fare così. No? O magari la posso fare saltare da là, ma non credo. E invece sì, vedete? Qua c'era un altro teletrasporto nascosto. Con due monetine, è ok. E poi un altro teletrasporto. Ma qua sopra c'è un altro cubetto, altre due monetine e questa zona qua. Con... Trovi un Inuit pupazzo... un pupazzo di neve. Respira non a malapena. Questi due. Mako è il principe dei pupazzi di neve. Perché sono qui? Sono in grave condizioni. Chiamo Fabi. Si è teletrasportato, signori. Come stanno? Sono molto deboli. Ma presto saranno di nuovo in piedi. Meno male che li hai trovati. Se li avessimo trovati troppo tardi. O morti, mai. Cioè, Coco. Per favore, dallo a Coco. C'ho un dolore reale, però è decisivo, ok. Lasciali a me. Ti garantisco che mi prenderò cura di loro. Coco? Coco? Lo dovrei dare a Coco, ma... aspetta, Coco era la ragazzina? Non lo so. Ok, dunque... Posso così? Non devo fare nient'altro, vabbè, semplicemente mi ero skippato sto teletrasporto, ragazzi. Nulla di che. Ci sta, ci sta. A questo punto direi che possiamo anche uscire, possiamo lasciare
questa zona e direi anche che per questo episodio possa anche essere tutto. Abbiamo ottenuto le altre 100 gemme e abbiamo completato anche quest'altro stage al 100%. Dunque signori, adesso non mi resta, spero di farcela a completare quell'ulteriore passaggio per poi proseguire con la nostra avventura. Ma come detto, per il momento direi che possa anche essere tutto. Vi invito dunque ad iscrivervi al canale, lasciare like, commentare e condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!